Iniziamo subito con le notizie che arrivano dalla nostra redazione. Lo storico edificio industriale della vecchia Milano, Sassetti 27, è pronto per essere riqualificato. Il Prisma, società di architettura e design, si occuperà della riconversione dello stabile, un tempo appunto fabbrica Tesla, in uno spazio dedicato al lavoro con uffici e sale meeting. Il progetto vincitore dell'ultima edizione del forum Scenari Immobiliari prevede la riqualificazione di circa 6.000 metri quadrati distribuiti su 5 livelli, che potranno ospitare fino a 650 persone, mentre per gli spazi esterni si prevedono 800 metri quadri divisi tra due cortili. Nel progetto del Prisma è posta molta attenzione al rispetto per l'ambiente, infatti la struttura beneficerà dell'integrazione di un impianto geotermico ed anche uno fotovoltaico. Ma per capire meglio, insomma, uno storico costruzione come quella di Sassetti 27 ha bisogno di attenzione da parte nostra e quindi ci colleghiamo, e lo ringrazio per essere collegato con noi, con Sebastiano Pasculli, che è appunto architetto e BU Director di Cityscape del Prisma. Buonasera Pasculli. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi anche per l'intervento che state facendo appunto su Prisma 27. Insomma, finalmente ritorna a riqualificarsi una parte importante della nostra città. Due parole però appunto, lei è Business Unit Director di Cityscape del Prisma. Cos'è il Prisma? Il Prisma è una società di progettazione che ha sposato un'identità chiarissima che si riconcilia con il suo motto. Il motto del Prisma è Design Human Life, quindi l'ambizione è immaginare che qualsiasi intervento architettonico spaziale sia perfettamente coniugato con degli obiettivi di generare luoghi in cui la vita, l'ingaggio, il coinvolgimento delle persone sia un ingrediente imprescindibile. Quindi, in qualche modo, la progettazione va oltre le forme, ma integra in maniera sensibile tutto quello che possono essere le esperienze di vita delle persone che abiteranno gli spazi che progettiamo. Ecco, voi adesso intervenite appunto su questo storico palazzo, appunto questa zona industriale di Sassetti 27. Ricordiamo in che condizioni lo trovate, nel senso dopo che storia arrivate? Allora, l'edificio è un edificio dell'inizio del secolo scorso che è nato con una vocazione industriale, quindi è un'ex teleria che oggi si trova nel cuore di Milano, nonostante all'epoca magari fosse in una zona più periferica. Ha vissuto un periodo di trasformazione per cui si è riconvertito nella seconda parte del secolo scorso in una destinazione uffici. È stato nell'ultimo periodo utilizzato da Poste Italiane, poi abbandonato, quindi è rimasta una zona vuota, deserta, all'incrocio tra i quartieri di Isola e Porta Nuova, e oggi l'idea è proprio quello di riportarlo alla vita e in qualche modo provare anche a capire quale possa essere il suo ruolo nella città di oggi. Ecco, che risposta vi siete dati appunto a questo interrogativo? Come verrà riportato in vita e quale sarà il suo ruolo all'interno di una città in un crocevia? Appunto, ha detto due quartieri, insomma, sono i quartieri forse con la più grande riqualificazione urbana degli ultimi 40 anni a Milano. Allora, il vantaggio di questo intervento è anche quello che ha ispirato la riqualificazione dell'edificio, è immaginare che le dinamiche dell'oggi, di come si lavora, possano essere coniugate con uno spirito fortemente locale. E il fatto che l'edificio si trovi esattamente al confine tra questi due quartieri ci ha permesso anche di riuscire a esplodere la vocazione e l'anima di due zone di Milano, enfatizzandole, quindi facendo in maniera tale che questo spazio fosse uno spazio assolutamente radicato nel territorio. Quindi la logica è stata quella di riconvertire tutta la porzione della fabbrica storica dell'edificio, in qualche modo riconciliandola con la tradizione, con l'eredità del quartiere di Isola, e questo caratterizza anche un po' come questo quartiere nel frattempo è stato riabitato e riutilizzato, e tutta la porzione invece fronte strada, che in origine era la villa padronale dei proprietari dell'industria, è stata completamente riconvertita e sarà l'avamposto che in qualche modo anticipa tutto il quartiere di Porta Nuova e anche tutto l'intervento modernista che ormai quel quartiere sta Interessante, richiamando. Quindi sarà uno spazio di avanguardia, ma anche di tradizione,
E saranno le persone che in qualche modo sceglieranno l'ambientazione, il contesto migliore per svolgere le proprie attività a seconda di quelli che sono i loro bisogni durante l'arco della giornata, della settimana, degli eventi, di chi dovrà visitare. Interessante. Interessante perché appunto diciamo che mette le radici nella parte più industriale dell'isola e allunga le mani invece della parte modernista, appunto come diceva lei, di Porta Nuova. Insomma, una bella cerniera che si va a collocare in mezzo ai due luoghi importanti per la città di Milano. Adesso cosa ci aspetta? Insomma, quali sono la cronotabella, cosa succederà, come funzionerà, come... Allora, si è appena conclusa la prima fase che ha riguardato sostanzialmente le demolizioni, anche quelle pesanti, tutte le attività di bonifica che sono state svolte sul sito. E ora partirà tutta la fase di ricostruzione, quindi tutta la parte di nuova fondazione per il nuovo edificio, tutta la parte di rifacimento delle facciate esistenti, evidentemente di allestimento di tutte le dotazioni, gli impianti degli spazi interni. La tempistica richiederà circa altri 18 mesi per concludere quello che è il programma che si è immaginato per questo Cioè, la intervento. vostra idea è in circa 18 mesi potremo finalmente varcare la soglia e entrare nel nuovo mondo che avete costruito. Sì, esatto. Perfetto, Pasquali, la ringrazio tantissimo, grazie mille davvero, complimenti per quello che avete fatto e per quello che appunto questi 18 mesi che avete davanti, sicuramente di duro lavoro, ma che porteranno a dei grandi risultati. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie mille ancora a Sebastiano Pasquali, architetto e BU Director di Cityscape.